Eccoci e bentornati sul mio canale. Come avevo promesso, oggi torniamo su MXGP, The Official Motocross Videogame, ed andiamo a scoprire insieme la modalità carriera. Andiamo subito a vedere come funziona. MX1 Film Motocross World Championship. Sicuramente partiremo dall'MX2 per arrivare poi nella a diventare carriera, i campioni della MX1. Vivrai l'esperienza di un MX1. Vero pilota del mondiale. Comincerai correndo contro i giovani talenti della MX2 fino ai veterani della MX1 e dovrai spingere sempre al massimo. Solo così otterrai i contratti con i team migliori e guadagnerai il rispetto di stampa e tifosi. Perfetto, questo poi era il manager, il personal manager che avevamo scelto nello scorso video. Le finestre di mercato ti mostrano i team interessati ad ingaggiarti. Inizierai con delle gare da wild card e se riuscirai a metterti in mostra potrai sperare in un contratto da pilota ufficiale per il prossimo anno. Perfetto, allora dopo che il nostro manager ci ha dato qualche dritta andiamo a vedere. Allora abbiamo l'Honda Gariboni, Marchetti Racing Team e la Latvia Elski Honda. Punteggi squadra mi sembra tutto uguale, non riesco a capire. Io andrei di Honda se fossi. Però questo è italiano. Italiano, squadra italiana, andiamo di KTM, va. Sei sicuro di voler firmare per questa squadra? Sì. Vediamo. Prima di ogni weekend il tuo team ti invierà una mail con il punteggio minimo che si aspetta di ottenere. Dai tuoi risultati in pista non dipende solo la tua reputazione di pilota, ma anche la tua permanenza nella squadra. Ok. Ora sicuramente dovrebbe catapultarci o nella gara o tipo nella stanza come funzionava su MotoGP. Vediamo un po' come gira questo MXGP. Ah, nel tuo ufficio puoi gestire tutte le attività da pilota e riposarti quando non sei impegnato sui circuiti di gara. Nell'armadietto puoi personalizzare il tuo abbigliamento o scegliere il casco che indosserai. Il computer ti terrà sempre in contatto con squadra e tifosi. Puoi usare il calendario per accedere al prossimo evento quando sarai pronto. Attraverso il televisore puoi consultare le classifiche del campionato, mentre nel magazine ufficiale troverai le ultime notizie sul mondo della MXGP. Bello! Allora, calendario, classifiche, MXGP Mag, quindi la rivista, classifica, calendario, il computer, l'armadietto. Vediamo un po' nell'armadietto. Ah, ok, questo è per personalizzare il nostro pilota, però l'avevamo già fatto nello scorso video. Vediamo la classifica, andrei a vedere la rivista, vediamo se c'è qualcosa, però non mi ci fa cliccare, quindi al momento sicuramente ancora non è possibile. Andiamo sul computer. Ah, ecco le email. Vediamo un po' le email. Obiettivo per il prossimo Gran Premio. Salve Amante, ben arrivato in Marchetti Racing Team da parte di tutto lo staff. Per questo primo Gran Premio puntiamo almeno a 15 punti. E ora dacci dentro e porta a casa il risultato. Spiegazione sulla scelta del cancelletto. Spiegazione delle due gare, del sistema di punteggio. 15 punti, quindi dovremo arrivare sesti. Va bene, dai, non è neanche male. Interessi, feed sociali, vediamo un po'. Amante, mi dà l'idea di uno che vende cara alla pelle, sarà una gara interessante. Buona fortuna per la tua prima gara come wild card. Il mondiale di motocross non è un campionato facile, i miei migliori auguri. Perfetto. Interessi team nulla. E andrei a catapultarci nella prima gara. Prima di ogni weekend gara, un pilota della tua categoria ti lancerà una sfida personale e se avrai la meglio nei suoi confronti i tuoi fan aumenteranno. Sto cavolo, vogliamo in Portogallo, va. Inizia gara con la 250 SXF KTM. Dai che sono carichissimo a pallettoni. Eccolo qua, Agueda, 1500 metri, terreni intermedio. Vediamo un po' tutti i vari salti. Eccoci qua. Agueda, Portogallo. Vediamo un po' tutte le varie immagini con tutte poi le varie dichiarazioni e informazioni sulle gare, su piloti che hanno partecipato al motocross. Sono veramente curioso di vedere questa
nostra moto, perché l'altra volta quando abbiamo fatto il primo video avevamo preso una delle moto migliori, ovviamente quelle a disposizione. Adesso che partiamo con una tra virgolette carretta, sono curioso di vedere che cosa combineremo. Scendiamo in pista. Pilota automatico. Oh cavolo, ma che ci stanno pure le qualifiche? Vai, oh, va a tempo, vediamo. Oh, attenzione, facciamo un tempo, va, proviamo un po'. Mamma mia, sto cavolo, sta KTM ne ha fatto male. Vai, vai, tieni stretta così, bello. Oh. Peccato che sti paletti che stanno ai lati non si possano abbattere, Dano. Secondo me un maggior realismo al gioco, perché quando l'ambiente circostante è distruttibile è molto meglio, a mio avviso. Però dai, come gioco veramente merita per chi è amante delle due ruote. Mamma mia, che pezza che ho dato. E guadagno un trofeo, credo di poter volare. Ok, non so se era legato alla pezza che abbiamo dato per terra o al salto che abbiamo fatto. Resta il fatto che ti sto venendo a prendere. Checkpoint 45.9. Non capisco chi sia, forse perché è proprio il primo giro e ancora non ha gareggiato nessuno prima di noi. Mamma mia, come gli sto affiarata a questo. Io direi di farci un giretto, che non so sinceramente com'è il funzionamento del tempo nella motocross. Sicuramente ci andremo a collocare sul posto in griglia, o meglio sul cancelletto diverso rispetto all'altro, perché più che altro quando mi è capitato di vedere le gare, come vi ho detto, sul grande Antonio Cairoli, vedevo principalmente la gara, quindi non mi era mai capitato di partecipare ad una qualifica. Comunque come circuito vi dirò, ragazzi, non è affatto male, o meglio è pieno di insidie rispetto a quello del Brasile che avevamo visto nel primo video che avevamo dedicato al gioco. Sto per terminare il giro, vediamo un po'. Vai, intento qua, tieni stretto. Mamma mia, mi stava partendo il sedere, mi stava partendo proprio. Eccolo qua, finish 2-0-1. Allora, riavvia, ritirati, torna ai box. Assetto moto, sospensioni, marce, freni, dati, ripristina preferiti. Per andare avanti col tempo, infosessione, eccolo qua. Salta qualifica, queste erano le prove, salta qualifica, no, andiamoci a buttare proprio in gara 1, che ne dite? Va bene così. Mamma mia, tempone, migliore delle prove, sto cavolo, tempone ho fatto, ragazzi, eh. Nuova immagine sbloccata, catturare il momento. Bello, siamo arrivati pure al livello di esperienza 3. Fantastico. Non avrei mai detto che con 2-0-1, a parte che siamo pure caduti, è andata veramente di lusso come prima garetta. Eccoci qua, andiamo a fare un po' il Gran Premio, così almeno abbiamo visto una panoramica della carriera. Poi vedremo se nei prossimi giorni di iniziare una carriera o buttarci nuovamente in pista con qualche altra bella gara. Vorrei vedere anche poi insieme a voi l'online, ma vedremo tutto ovviamente man mano. Mamma mia, sono carico, pronti, partenza, vai, quinto, già quinto, Tonkov, se non mi ricordo male era pure un grandissimo ciclista. Attenzione, subito secondo dietro a Ferris. Taglio di curva veramente scandaloso che ho fatto. E andiamo a prendere Ferris. Oh, attenzione! The Spray che mi supera in scioltezza. E ancora anche Tonkov che me lo incollo e lo faccio cadere, però si è ripreso in un attimo. Le collisioni non mi dispiacciono sinceramente. Forse dovrebbero essere un po' più, nel senso, danno un po' più di danno, nel senso che dovrebbero dare forse un po' più svantaggio, nel senso che cadi con la moto dovresti perdere di più, ma quello mi è ripartito subito vicino.
mi sono ripreso la seconda posizione e vado dietro a Ferris, che così mi fa da apripista e posso vedere meglio tutte le varie curve. Sto arrivando, amico Ferris, aspettami, non te ne andare. Eccomi che arrivo, eccomi. Mamma mia, no, ma ho usato il cartellone per saltare ancora più in alto. Entro dentro a Ferris con una, veramente in maniera criminale, però sono riuscito a tenere la pista, a non far cadere nessuno. Ma Ferris è un osso duro, non mi lascia passare. Noi siamo ancora secondi, dobbiamo riuscire più che altro ad arrivare nei primi sei. Quindi io direi proprio, se siete d'accordo, di portarla a termine questa bella garetta. 1.44 che era, che alle prove ho fatto 2.01. L'ho abbassato di un casino il tempo. Fantastico amante, grande Gigi, ottima prova per lui. Mi sto veramente enfatizzando. Perché dice avversario 9 QS? Forse c'è uno scontro tra l'ottavo e il nono o tra il decimo e il nono. Intanto ho preso proprio il via. Vediamo se al primo intertempo quanto ho preso a Ferris. Sto andando proprio da paura. Attenzione, stavo rischiando di fare il botto. Bello così, te voglio aggressivo. Tempo 49. Ferris 2.7, neanche tantissimo. Se non sbaglio al giro prima avevo fatto 45 all'intertempo. Attenzione che me la so rischiata. Vai così, dai, accelera. Vai, primo dosso, secondo dosso, terzo dosso, quarto dosso, curva a destra, piccolo rettilineo e una curva con la scritta UFO davanti. Che continua la serie di dossi. 2, 3, 4, 5, 5 e mezzo, 1.19 l'intertempo. Il tempo prima abbiamo fatto 1.44, 5.7 su Ferris. Gli guadagniamo ben 3 secondi sull'intertempo. Curva a destra, frena, bene così. Vai, dobbiamo andarcene, portare la nostra KTM alla prima vittoria nella nostra carriera come wild card. Fantastico. Oh, troppo veloce, infatti caduto. No, faccia nella terra. 1.53 te faccio. 1.55 prima ho fatto 1.44, non ricordo male. Possibile 11 secondi sopra, strana come cosa. 5.8 Ferris, nonostante la caduta abbiamo preso un piccolo decimo. Troppo, ho inchiodato troppo e la moto mi si è impuntata di brutto. Però andiamo così, tieni, no, troppo, vai, ok, tieni, grande il nostro rider, vai, grandissimo così. Allora, prima abbiamo fatto 40, vediamo adesso all'intertempo, vediamo un po', ancora non arriviamo, 41.6, un secondo e qualcosa rispetto a prima. Quindi sto girando più lento. 6.6, fantastico, abbiamo preso 8 decimi, attenzione come la sto tenendo male in questo momento la cosa. Mi sono un attimo riposato perché con tutta sta distanza sto guidando anche abbastanza male, non c'ho il fiato sul collo del... Hai visto quando c'ho Ferris davanti? Come avevo corso bene! Qua ho fatto una gran cretinata, non rischiamo di buttare all'aria quest'oro che è dal primo giro che ci spetta. Qua abbiamo fatto 1.19, tempaccio 1.23, 4 secondi peggio di prima, un tempo veramente orrendo. Vediamo Ferris, 5.9, nonostante tutto abbiamo perso pochissimo, solo qualche decimo. Stretta, curva, ok, vai così, no, stavo rischiando, perfetto, 1.45, sorpasso del quarto, o meglio del terzo sul quarto, quindi cambia la medaglia di bronzo e ancora cambia nuovamente un nuovo sorpasso, mentre io mi vado a prendere l'oro all'esordio. 11 secondi su Dean Ferris, ci
becchiamo 25 punti. Fantastico, fantastico. Dovremmo anche aumentare di... Ah no, per l'ultimo. Perfetto, vediamo se la nostra dirigenza è contenta. Pilota atlantico, ancora altro trofeo sbloccato. Bene così. Così vediamo bene lo sviluppo e il susseguirsi nella modalità carriera. Attendiamo il caricamento. Ci sarà forse, presumo, la premiazione. Vediamo un po'. Ah, c'è gara 2. Ok, va bene dai ragazzi. Ci fermiamo qui. Spero di avervi fatto vedere bene la modalità carriera. Poi vedremo insieme, decideremo insieme se continuarla oppure no. Comunque al momento è tutto con MXGP, The Official Motocross Videogame. E ci vediamo con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale.